All'inizio del film, un gruppo di adolescenti si è riunito per partecipare a un torneo di videogame, dove il vincitore riceverà $10,000. L'unico obiettivo del gioco è uccidere gli altri giocatori e ottenere più punti possibili. Dopo l'inizio del gioco, due giocatori iniziano a massacrare tutti gli altri uno per uno, accumulando così molti punti. Uno di loro è un'aspirante ragazza principiante, mentre l'altro è un professionista, che ha vinto diversi riconoscimenti nel mondo dei giochi. Mentre la folla esulta, il veterano usa la sua esperienza e prende il comando, ma la ragazza principiante ha ancora un asso nella manica. Tira fuori una bottiglia di bevanda energetica chiamata Impulse 9 e la beve in una volta sola, cosa che non solo le dà energia, ma rallenta anche il tempo di 100 volte. Insieme a questo potere, uccide tutti i giocatori che vede, incluso il veterano. La ragazza alla fine vince il torneo e inizia a festeggiare con il suo ragazzo, ma non può sapere che il bel momento sta per essere interrotto nel modo più brutale possibile. La bottiglia della bevanda energetica cade a terra e si frantuma, facendo tornare la ragazza alla realtà, e quando lo fa, si ritrova adulta con 3 figli. A peggiorare le cose, vive in una casa fatiscente senza elettricità e attrezzature moderne. Fuori, il mondo si è trasformato in un deserto arido, e persino l'aria è diventata velenosa da respirare. Successivamente, torniamo indietro a qualche giorno prima che il torneo si svolgesse, con l'introduzione della ragazza Val Hernandez. È una giocatrice emergente di FPS sfacciata, il cui unico sogno nella vita è diventare professionista e guadagnarsi da vivere. L'anno è il 2017, e Val vive con suo padre divorziato Carlos. Un giorno, l'uomo organizza per Val un colloquio di lavoro in una tavola calda, e lei con riluttanza esce di casa vestita in modo formale. Fuori, il suo ragazzo Evan viene a prenderla con la sua macchina. Dopo che se ne sono andati, Val si cambia rapidamente il vestito sul retro. Si scopre che sta saltando il suo colloquio e sta andando a un torneo di un gioco chiamato Field of Fire. Proprio come la maggior parte degli FPS Battle Royale là fuori, Field of Fire è un gioco multiplayer, in cui l'obiettivo principale è quello di essere l'ultima persona viva. Val pensa che se vincerà il primo premio potrà guadagnare un sacco di soldi e costruirsi un computer da gioco. Tuttavia Evan fa scoppiare la sua bolla rivelando che un giocatore professionista esperto, Roy, farà un'apparizione a sorpresa nel torneo. Poco dopo, i due arrivano all'arena per la competizione e vedono Roy scattare foto con i suoi fan. Prima dell'inizio del primo incontro, Evan ricorda alla sua ragazza che non deve distrarsi e si deve concentrare solo sulla qualificazione per le finali. Val ha però gli occhi puntati nel voler battere l'arrogante Roy. Dopo un po', tutti i giocatori si siedono sui loro computer e il gioco inizia. Val prende un vantaggio in anticipo, ma Roy la raggiunge senza sudare. Interagisce anche con il pubblico in mezzo alla partita, tale è la sua fiducia. Approfittando di questo, Val accumula alcuni punti ed è sul punto di vincere, ma invece di finire la partita, decide di provare a fare l'ultima uccisione. Il piano si ritorce rapidamente contro e Roy la elimina in un batter d'occhio. Nonostante ciò, Val si qualifica per le finali che si terranno il giorno successivo. Mentre la coppia lascia l'arena, Roy esce e prende in giro Val prima di procedere a fare altri selfie con i suoi fan. Mentre Evan è via per prendere la sua macchina, un uomo di nome Kojima raggiunge Val e rivela di conoscere il segreto per vincere. Val è perplessa dallo strano commento, ma prima che possa dire qualcosa, Kojima le porge il suo biglietto da visita e se ne va. Quando Val arriva a casa, fa del suo meglio per non fare alcun rumore, ma viene colta in flagrante da suo padre. Lasciata senza scelta, lei gli dice la verità su dove si trovava durante il giorno, cosa che fa infuriare Carlos ancora di più. Le ordina quindi di andare alla tavola calda il giorno successivo e di chiedere un colloquio di lavoro. Tuttavia, Val afferma che anche la finale del torneo si svolgerà il giorno successivo e che è più importante per il suo futuro. Proprio come ogni altro genitore, Carlos cerca di farle capire che il gioco online non ha futuro, ma la testarda Val lo ignora e si precipita nella sua stanza. Poco dopo, guarda un podcast del torneo che parla della prima giornata e si arrabbia perché Roy ha preso la prima posizione. Proprio in quel momento, nota il biglietto da visita di Kojima e si ricorda che gli ha parlato del segreto per vincere. Così, alimentata dalla vendetta e dalla voglia di vincere, decide di andare all'indirizzo indicato. Poco dopo raggiunge il The Gold Saucer, che si scopre essere un caffè in cui si gioca. All'interno, un paio di persone stanno giocando ai videogiochi sui computer e sulle console. Poco dopo Kojima le si avvicina e le dice di sedersi e giocare. Val è ancora confusa sul motivo per cui Kojima le ha dato il biglietto da visita, ma decide comunque di fare una partita. Aumenta il gioco alla massima difficoltà e ha difficoltà a completare il livello. Vedendo questo, Kojima le porge una bevanda energetica chiamata Impulse 9. Tuttavia, le dice che non è una normale bevanda energetica. Curiosa, Val beve un piccolo sorso della bevanda e all'improvviso tutto ciò che percepisce inizia a muoversi al rallentatore.
Di conseguenza, il gioco, a cui era impossibile giocare fino a poco tempo fa, ora è diventato estremamente facile per lei. Improvvisamente, in un batter d'occhio, Val si sveglia e si ritrova seduta dall'altra parte del tavolo con Kojima. Quando gli chiede cosa sia successo, lui spiega che la Impulse 9 allunga il tempo di chi la beve, e che è passata un'ora da quando Val aveva sorseggiato il drink. Rivela anche che la quantità di tempo allungata dipende dalla quantità di assunzione della bevanda energetica. In seguito, Kojima chiede $500 per una bottiglia, cosa che sconvolge Val. Lei inizia a pensare che usare la bevanda per competere nei tornei potrebbe voler dire barare, ma proprio in quel momento Kojima riceve una chiamata da Roy, e viene rivelato che anche lui usa la Impulse 9 per vincere le partite. Questo è il motivo per cui è stato etichettato come imbattibile da altri giocatori ed esperti. Dopo aver scoperto di questo, Val alla fine decide di acquistare la bottiglia di Impulse 9. Il giorno successivo, all'arena, Val tira fuori la bottiglia dell'Energy Drink e la mette vicino alla sua tastiera. Poco prima dell'inizio del gioco, beve un piccolo sorso di bevanda energetica. Usando quindi l'Ultra Slow Motion domina la classifica per un po'. Vedendo questo, anche Roy beve un po' di Impulse 9 e inizia a scalare la classifica, raggiungendo infine la vetta. Questo rende Val disperata, quindi tracanna l'intera bottiglia della bevanda energetica senza badare alle conseguenze. Il tempo per Val si muove quindi a un ritmo estremamente più lento, e usa ciò a suo pieno vantaggio. Alla fine, lei uccide l'avatar di Roy e vince l'intero torneo. La folla si scatena e tutti esultano per lei, incluso Evan. Mentre la coppia si bacia, la bottiglia di Energy Drink cade a terra e va in frantumi. All'improvviso Val torna alla realtà, e si ritrova seduta su una sedia in una casa fatiscente. Sta tenendo in braccio un bambino, e poco dopo Evan entra nella stanza con degli abiti sudici e strappati. Fa quindi addormentare il bambino, e dice a Val di prepararsi. Val è super confusa, e inizia ad andare in iperventilazione dopo aver visto il suo corpo adulto e una fede nuziale sulla sua mano. Lei corre di sotto per un po' di tregua, ma con suo orrore, altri due bambini la chiamano mamma. Improvvisamente, Val vomita per lo shock e corre fuori casa. Lei trova il quartiere in totale disordine, poiché le persone vivono in tende con bagni pubblici all'aperto. Viene quindi finalmente rivelato che Val ha viaggiato fino all'anno 2029, dopo aver saltato oltre 10 anni della sua vita in un istante. Inoltre, la città in cui vivono è racchiusa da grandi mura, che la separano dalla terra desolata che la circonda. Nella terra desolata, risiedono delle creature pericolose chiamate lucertole della morte, famose per attaccare gli umani. Per questo motivo, i residenti del paese custodiscono regolarmente il cancello a turni. Inoltre si scopre che chi aveva bevuto una grande quantità di Impulse 9 si è risvegliato solo ora, e viene chiamato pulsatore. Ciò ha fatto tornare alla realtà alcune persone molti anni nel futuro senza alcun ricordo, causando scompiglio e caos in tutto il mondo. Tuttavia, non esiste un modo preciso per sapere se qualcuno è un pulsatore, a meno che non ritorni all'ora corrente. Inoltre, poiché l'apocalisse è stata causata dai pulsatori, la maggior parte delle persone li disprezza e raramente permette loro di rimanere all'interno della sicurezza delle pareti. Si scopre che lo sceriffo e il vice della città sono Val e un uomo di nome Dan. Per evitare di finire come i pulsatori, Val nasconde il fatto che anche lei aveva consumato la Impulse 9. Più tardi a casa, Val cerca di capire cosa sta succedendo. Si ricorda poi di suo padre Carlos, e tenta di ricordare il suo ultimo incontro con lui. Tuttavia, quando gira la testa, Val nota un'urna con le ceneri di suo padre sulla mensola. Questo la devasta, e inizia a piangere copiosamente. Poco dopo, il vice Dan chiama Val per il compito della latrina. Inizialmente lei rifiuta, ma Dan le ricorda che è un commissario all'igiene e deve fare il suo lavoro. Di conseguenza, è costretta a pulire le latrine sporche per diverse ore. Passano molti giorni, e Val inizia ad abituarsi ai modi del quartiere apocalittico. Un giorno, svolge ogni singolo compito compreso il servizio di guardia, il servizio di lavandaia, e il servizio di pulizia dei bagni. Prende anche i bambini a scuola, dove sua figlia Sofia le dà un suo disegno, dicendo che è la sua eroina. Val però è estremamente esausta, e non apprezza gli sforzi della bambina. Una volta raggiunta casa, trova Evan pedalare in bicicletta per alimentare una console di gioco, poiché l'elettricità non è disponibile. Con sorpresa di Val, il gioco è in realtà il suo gioco preferito, Field of Fire. Val è eccessivamente eccitata da questo, e accetta di giocare a un round prima di far addormentare i bambini. Dopo che Evan è andato a un incontro sociale, Val e i bambini iniziano a giocare fino a notte fonda. Le ore passano, e all'improvviso Evan si precipita dentro. È chiaro che è terrorizzato, e informa Val che ha saltato il suo turno di guardia. Di conseguenza, Dan, che stava bussando al cancello per poter entrare, è stato ucciso dalle lucertole della morte. Senza perdere tempo, i due si precipitano sulla scena, dove la moglie traumatizzata di Dan è furiosa con Val.
Piena di sensi di colpa, Val cerca di tornare a casa, ma Evan dice che deve ancora finire il suo turno di guardia, e con riluttanza lei obbedisce. Al termine del suo turno, Val torna a casa con dolore agonizzante. Esprime i suoi sentimenti verso Evan, che la conforta e la rassicura prima di andare a letto. Pensando di non avere posto nel nuovo mondo, Val decide di lasciare tutto dietro e di viaggiare per le terre desolate. Di conseguenza, scrive a Evan una lettera, ammettendo che in realtà è una pulsatrice. La mattina dopo, Val esce dal suo quartiere con l'intenzione di non tornare mai più, mentre Evan legge la lettera ed è completamente incredulo. Nella scena successiva, Val continua a camminare nella terra arida e presto si imbatte in una costruzione abbandonata. Si scopre che l'edificio fatiscente è in realtà il caffè di Kojima, il The Gold Saucer. Val entra esitante nel bar da gioco e si guarda un po' intorno. Con sua sorpresa, Kojima esce dal bancone, ma lei percepisce qualcosa di strano. Si rende conto che Kojima non è invecchiato di un giorno, ma non spiega come. Mentre i due parlano, Kojima scopre che Val è tornata indietro appena una settimana fa e ammette che molte vite sono state rovinate a causa della Impulse 9. Tuttavia, ha un piano per liberarla da tutte le sofferenze che ha dovuto affrontare negli ultimi tempi. Kojima tira fuori una bottiglia grande di energy drink e le dice di berla, e se lo farà non tornerà più in questo mondo. Questo perché viaggerà centinaia di anni nel futuro, e a quel punto, sarà già morta. Kojima le suggerisce anche di giocare al suo gioco preferito mentre affronta il processo. A Val piace l'idea, e decide di sedersi per giocare a Field of Fire, ma quando si sporge in avanti per afferrare la bottiglia di Impulse 9, trova il disegno che sua figlia ha fatto per lei e si emoziona. Val fa poi un viaggio nella sua memoria e ricorda tutti i bei momenti che ha avuto con i suoi figli ed Evan. Di conseguenza, decide di non bere la bevanda energetica e invece torna alla comunità per riunirsi con la sua famiglia. Al cancello, un Evan arrabbiato è di guardia e si rifiuta di far entrare sua moglie siccome ha tradito la fiducia di tutti. Val si scusa per tutto e promette di ricominciare e fare le cose per bene. All'improvviso, i due sentono degli spari da lontano e si rendono conto che le lucertole della morte si stanno avvicinando alla loro comunità. Viene quindi rivelato che le lucertole della morte sono un gruppo di persone normali, che sono cannibali e cacciano gli altri nella landa desolata. Così, Evan fa entrare Val e gli allarmi suonano, mandando tutti in uno stato di panico. Una donna dice a Val che tutti andranno nel burrone, perché nessuno è abbastanza forte per difendersi dagli attaccanti. Sentendo questo, un'idea le colpisce la mente. Dal momento che tutti nella comunità si sentono traditi da lei, ha intenzione di guadagnare la loro fiducia. Dice quindi a suo marito che starà indietro e terrà a bada gli intrusi il più a lungo possibile. Evan è triste di andarsene senza di lei, ma quando Val gli dice di andare per i loro figli accetta di farlo. Poco dopo, Val tira fuori la grande bottiglia di Impulse 9 di prima e si prepara per la battaglia. Le lucertole della morte intanto si fanno strada attraverso il cancello, pronte a devastare tutto. Viene quindi rivelato che il capo delle lucertole della morte non è niente meno che Roy. I due subito si riconoscono, e Roy rivela di essere tornato alla realtà qualche anno fa, e ora è diventato un leader barbaro che può uccidere chiunque voglia. Nonostante le sue minacce, Val non è per nulla sconvolta. Si scopre che ha già bevuto la bevanda energetica prima del loro arrivo, cosa che diventa evidente quando lei lancia la bottiglia vuota verso Roy. Improvvisamente, Val si muove al rallentatore e apre il fuoco su una delle bombole di gas, facendo volare gli aggressori. Segue una brutale sparatoria, e Val riesce a uccidere quasi tutti. Sfortunatamente, viene colpita allo stomaco e alla spalla prima di cadere a terra. All'improvviso, Roy esce e spara un colpo a Val ma la manca. Approfittando dell'opportunità, lei risponde al fuoco e uccide Roy. In seguito, spara un razzo con il suo ultimo respiro, segnalando a Evan che la comunità è stata salvata. Il film finisce quando Evan nota il bagliore rosso brillante, mentre Val muore lentamente. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.